Bella ragazzi, come sempre Zam che vi parla e oggi sono tornato con un nuovo video. Allora, quest'oggi, come leggete dal titolo, siamo qui per fare una cosa incredibile, mega galattica, fantastica. Prima di cominciare però io vi invito a mettere in pausa il video e a lasciare tipo 10.000 mi piace, anche perché, come sentirete dalla mia voce, sono devastato, sono distrutto, ho pure la febbre. Ma questo non mi ferma dal fare video per voi. E mi è tornato in mente, visto che credo un annetto fa ormai avevo caricato un video su YouTube in cui, diciamo, avevo delle reazioni alle mie prime foto su Instagram, ma quest'oggi ho pensato di fare un video sulle mie reazioni ai miei primi post Facebook. Perché? Perché noi possiamo andare qui su recenti, scegliere l'anno, quindi in questo caso 2009, perché nel 96 ci sono nato, quindi non è sicuramente quello. Andiamo a vedere nel 2009 che cosa cazzo scrivevo su Facebook. Nel 2009, essendo del 1996, avevo all'incirca, non lo so, fateli voi i conti. Oh, vediamo un po'. Il mio primo post del 30 ottobre 2009 è: condividi o il tuo Halloween farà schifo. Grande! Poi un mio amico che mi fa: Andrea, benvenuto su Facebook, finalmente gliel'hai fatta, ammettelo, eh? E io rispondo: a manganello! Prima mi son pallato a giocare a Pet Society. Crepavo da ride da... Che minchiata è? Ma quanto cazzo ero BM? Quanto cazzo ero BM? Poi Pet Society, aspetta, quale cazzo di gioco era? Onestamente manco me lo ricordo, però vabbè. Poi Andrea Gianfrancesca ha condiviso un gruppo: per chi viene l'ansia, trova il cellulare nelle tasche, giusto? Poi il 30 ottobre, quanti post ho fatto il giorno che mi sono iscritto a Facebook? Minchia, non posso aver sbagliato quella della festa. Cosa? Ah, era il quanto mi conosci. Credo che fosse, non so, un'app per capire cazzate. Poi sempre il 30 ottobre: ma quanta cazzo di roba ho scritto? Dovrei studiare per la verifica. E invece che fo? Sto su FB. Cazzo, che alternativa incredibile. Vorrei essere come te, Zamp. Poi sempre il 30 ottobre: ed ecco a voi il mitico Potter fesso. Così, poi qui ho condiviso un video. Cos'è? Un porno? Andiamo un po' a vedere che cazzo. Questo video non è più disponibile perché l'account YouTube associato al video è stato chiuso. Chissà che cazzo era. Oh. Poi abbiamo sempre il 30 ottobre: sono a bestia su Pet Society. Oh, passiamo all'8 novembre del 2009, in cui condivido: se condividi interrogazioni. Incredibile. Cioè, diciamo che veramente qui ero a livelli assurdi. Poi l'8 novembre sempre: grandissimo house. Vabbè, almeno in quello ero, cioè anche adesso lo direi, quindi diciamo che non è andata poi così male. Ok, passiamo un po' al 2010. Nel 2010 condivido: persone degne della mia stima, Ruggero De Sceglie. Giusto. Intanto qui scusate il telefono che suona. Ciao Luca, dai cazzo. Incredibile. All'epoca c'ero fissatissimo, credo che, non so, sapevo a memoria tutte le battute della serie, perché era veramente spettacolare. Che poi non capisco perché comincia dal 29 dicembre del 2010, cioè io in un anno non ho postato nulla. Boh, vabbè. Questo è l'ultimo avvertimento: non voglio giocare a Cityville, avete rotto i coglioni con questi inviti con Marge Simpson col fucile a pompa. Grande! Poi 30 dicembre 2010, basta con sto cazzo di Cityville, Dio, e il resto leggetelo voi perché io non posso farlo. E un mio amico, che è tuttora mio amico, mi commenta: mamma mia, perdero. Oh, cioè noi all'epoca su Facebook scrivevamo solamente in dialetto, da quanto mi risulta. Poi Andrea Gianfranceschi, 31 dicembre 2010, trovi miliardi di botti nei più profondi recessi dello sgabuzzino dopo averne comprati altrettanti. Ma che cazzo? Botti. Ah! I botti di Capodanno! Ecco perché il 31 dicembre 2010 e subito dopo scrivo notte. Quindi che cazzo mi servivano i botti? Non lo so. Vabbè, insomma, il 2010 si conclude così, non so perché. E qui, ragazzi, credo che inizino le cose brutte, perché... Andiamo al 2011. Mentre slidavo in giù, ho visto che nel 2011 sono stato parecchio attivo su Facebook. E il 20 maggio scrivo: e quando non mi porta un'equazione, crolla la volta celeste.
cazzo, ero davvero un ragazzo a dir poco alternativo. Il 21 maggio scrivevo L.A. Noir, favoloso, favoloso, che in realtà era bellissimo. Poi 23 maggio 2011 Community Trickshot Montage edited by Dare Ninja. Cioè pensate, pensate quanto cazzo di tempo è che io sto su YouTube. Il 28 maggio condivido un video, il pene di strategico batte The Razer Core. Questa, ragazzi, sono perle di YouTube che sicuramente il 90% di voi non conosce, ma se esistono ancora andateveli a vedere. Oddio, strategico gli afroamericani! Bellissimo questo video, era veramente favoloso. Poi 2 giugno mi condividono in bacheca traduzione Danza Kuduro, credo sia una cosa demenziale, perciò non la apro. Poi, che film di merda, oh, 1 ora e mezza di monache sbattevano le porte urlando e ululando. Quale film? Boh. 8 giugno 2011 scrivo fine! Probabilmente era finita la scuola. Poi capelli tagliati, meno 1 ora. A cosa? Ma io che cazzo scrivevo su Facebook? Ero un coglione! Cos'è sta roba? Le migliori frasi dei kebabari. Hassan, cosa ti avevo detto? Arlamen, Yastek, Sharlan... Adesso vai di là, Hassan. E un bel kebab ti risolleva sempre il morale. Queste sono frasi, altro che Francesco Sole, regà. Io ste frasi dovevo farle a post-it. Storia, ero famosissimo. Se io facevo dei post-it con scritto e un bel kebab ti risolleva sempre il morale, a quest'ora ero il re del mondo. Poi Fates Fake Yes Game, bellissimo questo episodio, ancora me lo ricordo. Qui era il mio compleanno, quindi c'erano un po' di auguri. E il 13 luglio, ma allora andatevene a fanculo. Pure cattivo, ma perché scrivevo ste robe? Chi doveva andare a fanculo? Non lo so, cioè, io penso che stanno uscendo. Ma oh, io sono curioso di vedere se ci sono delle foto mie del periodo. Cos'è Michele Misseri? Cos'è? È stata la marionetta Ia Ia Oh. Ma cosa cazzo scrivevo? Richard Benson, la follia, oddio, questo sì, era periodo Richard Benson, questo... Cosa cazzo condivide? Oddio! Oddio! Il 18 agosto 2011! Dai, ero un bel ragazzo, con dei capelli molto sobri, non che adesso siano meglio, tra l'altro non ci fate caso, ma mi sono appena svegliato. Cioè, raga, oggi sono a livello di devasto più alto di tutta la mia vita, perciò non fate caso a come sto messo, perché sennò veramente impazzisco. Vabbè, ho capito che ho cambiato immagine del profilo, perché l'ho rimessa 6 volte? Just for Sdrogo, me la godo. Ah, probabilmente c'era qualche mia clip in quelle. 25 agosto 2011, per tutti quelli che mi stanno tempestando la chat, vado a prendere mia sorella al lavoro, torno tra un quarto. Ma chi cazzo mi tempestava la chat? Chi cazzo vuoi che mi scrivesse nel 2011? Me la godo live o Ustream? Oddio, questi erano i primi live che facevamo all'epoca su Ustream, assurdo. Oh, e già nel 29 settembre del 2011 avevo capito tutto, perché scrivevo YouTube mi fai sempre e solo più schifo. Giusto così. Cos'è questa foto? Cos'è questa foto? Come cazzo ero? Oddio, ce n'è un'altra peggio. Oddio. Nessuno deve vedere queste cose. Non fate che fate degli screen di merda e le spammate in giro, perché vi giuro che vi uccido. Vabbè, signori, comunque io direi che per quest'oggi possiamo fermarci al 2011, ma abbiamo ancora molti anni da vedere. Perciò, se questo video vi è piaciuto, io vi esorto a scrivermelo prima di tutto nei commenti, poi a lasciare un bel mi piace. Ragazzi, arriviamoci a 10.000, arriviamoci, perché se veramente vedo che questi video vi piacciono, io ve lo riporto, vi faccio vedere tutta la storia di quello che ho condiviso su Facebook dall'alba dei tempi ad oggi. Perciò, signori, questo video finisce qui, anche perché non riesco più a fare un cazzo, sto morendo. Spero che vi sia piaciuto, in caso di sorta lasciare un bel mi piace, un commento, e se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao da Zampetti, bella.